degli affari qui oggi da noi. Allora, intanto vorrei sapere se queste magliette le servono a maniche lunghe, se le preferisce a tre quarti, se ha dei colori in particolare che predilige e soprattutto la taglia. Ok, per lei una S direi, no? Allora, mi faccia giusto riflettere un attimo e sono subito da lei, ok? Eccomi qui, allora guardi, qui dietro gli esempi, diciamo le cose che potrebbero soddisfarla di più. Allora, la più semplice che abbiamo è questa, ma non è una L. Una S infatti, questa stava a 9,99, invece l'abbiamo in sconto a 5, è una S, è in tessuto stretch e fa questo rosa cipria, manica lunga, è molto semplice, doppia cucitura, scollo rotondo, è molto molto carina e molto semplice. Questa ci è rimasta solo rosa cipria, prima ne avevamo molte di più, ma sa con i saldi c'era in nero e in blu, mi sembra. Potrei andare a controllare in magazzino, ma no, non penso. Questa. Un pochino più elegante, diciamo. Allora, con questi volant, diciamo, più o meno, ha dei simpatici fiocchetti per chiudere la manica che restano, come può vedere, tessuto molto 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 diverso, molto più elegante, molto scollata. Ha uno scollo profondo, per questo sicuramente per non perdere questa eleganza, le consiglierei appunto di mettere sotto un sottogiacca o comunque una canotta intima, comunque copra le trasparenze, perché vedete, il tessuto è davvero davvero molto trasparente. Questa è una S, che è questa, e dietro vede, è leggermente arricciata, molto molto carina. Questa viene 20, in sconto a 35, siamo su tutt'altro genere. Anche qualcosa di più scuro, no? Ma questa è molto carina, io ne ho una uguale, ne ho acquistata sempre con la manica lunga, il tessuto è molto più, è sempre elastica, un po' vedere, però il tessuto è decisamente più corposo, è decisamente più spesso e caldo di questa color cipria. Questa è veramente molto molto anche un po' sportiva, no? Se vuole. Oh, questa qui è uno scollo a barchetta, ovvero con entrambe le spalle scoperte. Questo non fa parte, ovviamente. Certo. A strisce, quindi a righe orizzontali. Questa anche è una S. Questa sta a 7 e era a 3, 12 e 99. Dietro comunque molto semplice, no? Lei mi ha chiesto qualcosa di molto semplice. Questa c'è anche in panna con le righe blu.
Questa indosso io, sì, anche questa è nostra. Questa anche sta a 7, però non ce l'ho qui. Se vuole vederla deve andare nel... sì. Ok, passiamo alla prossima. È che comunque, visto che le piace quella che indosso io, dovrebbe piacerle questa. Allora, è più o meno lo stesso stile, nel senso molto sblusata, molto ampia, che cade morbida. È uno stile che io non uso di solito, ma mi piaceva, quindi ho provato a cambiare un po', fa bene cambiare. Questa è dello stesso, diciamo, lo stesso stile. La differenza è che, come può vedere, ci sono, beh, intanto è rossa, questa ce l'abbiamo anche in blu chiaro e in nero, ma rossa è quella che le consiglio, la più sbarazzina, diciamo. Oh, questa è molto delicata, non è trasparente, però per, diciamo che per questa stagione ovviamente le converrà mettere sempre qualcosa sotto, anche perché resta molto aperta qui, vede, fin giù, e tant'è che ha questi gancetti che si possono anche aprire. Questa anche, no, no, questa viene 9 e 20, veniva 19,99, quindi 20. Comunque, come le dicevo, dietro è molto arricciata qui per creare appunto questo effetto sblusato. E davanti l'abbiamo visto, e questo collo ricorda un po' il collo alla coreana, no? Lo ricorda, ma ho le maniche, questa è la particolarità, hanno in fondo elastico abbastanza stretto, devo dire. Perché? Perché fa questo effetto morbido, cioè avrà l'effetto, avrà la classica, non la classica manica sbuffo, però ricorda la manica sbuffo. E questo tessuto è morbidissimo, davvero cade benissimo sul corpo. Benissimo. Oh, quanto a maglie, queste quattro sono quelle che fanno più, diciamo, al caso suo. Vuole vedere qualcos'altro? Ok, allora quindi ok, allora tentiamo con tre giacche diverse. Una giacca che potrebbe abbinare benissimo alla maglia bianca, è questa, una giacca bianca classica. No, questa non credo a me. Sì, ha una leggera spallina, sì, ma come vedete è davvero, cioè, un effetto minimo, hanno l'effetto stampella, diciamo, classica, con triplo bottone. Nessuno spacco sul di dietro, non ha il classico taglietto, è un taglio molto 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 classico per una giacca. Bianco, che sarebbe molto bene, fra l'altro anche sulla nera che mi ha detto che ha deciso non di prendere, staccherebbe molto, non sarebbe male affatto. Certo. Sono il mostro subito. Ripeto, si sposa molto 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 bene. Eccola qui, è un effetto eccellente, devo dire, è molto molto elegante, e trovo che faccia risaltare molto la maglia, nonostante sia molto semplice, no? Dell'altra, con questa diciamo che farà esaltare l'eleganza, la purezza, non bianco, ecco, volendo penso che potrebbe fare anche così.
completamente differente il risultato. Ok. Allora. Ho un'altra cosa. È un po' più azzardata, però è un modello più sportivo con taschina finta, molto più sportivo in quanto ha sul gomito, diciamo che ricorda un po' gli abiti per l'equitazione, ha un taschino finto, è molto più da uomo, diciamo, come taglio. Questa potrebbe azzardarla addirittura qui, però è comunque un tessuto quadrettato, quello della giacca, quindi quadrettato sulla riga, non è proprio il massimo. Però del resto la può mettere ovunque, cioè la può mettere con quella color cipria, con la bianca o con la rossa, sta bene un pochino ovunque, altrimenti può optare o per la bianca o per una classica nera. Questa è molto molto particolare, a me piace molto in quanto non ha i bottoni, è proprio questo effetto militare con le tasche finte, il colletto anche questo un pochino alla coreana, non la spacco neanche questa, e beh sì, questa, beh, effettivamente la metto ovunque, cioè la mette sul rosso, sul bianco, sul rosa e assolutamente su questa, cioè questa forse per la sua serata è la scelta più azzeccata, è più completa, ecco, diciamo così. Non so. Ha deciso qualcosa? Questa viene 30. Perfetto. Allora, in tutto sono 46. Va bene. Ok. Allora, può andare direttamente con questi dalla collega in cassa. Intanto, se mai volessi, abbiamo degli sconti sui collant. Ne può acquistare 3 al prezzo di 15 e 1 al prezzo di 6. Sì, no, se ne acquista 2, quindi è 12. Quindi ne conviene acquistarne 3. Ok, che taglia? Sempre per lei, quindi prima, seconda. E vuole opachi? Quanti denari? Come no, abbiamo le completamente opache, certo, 200 denari. Che colori? Sì, mi è rimasto, aspetta. Eccoli, quindi abbiamo questo bordo. Nero,
c'è questo un po' tempestinato, diciamo, non è proprio grigio matte monocolore. Va bene? Quindi sono 46 più le 15 delle calze, 61. Va bene così? Ok, ma si figuri, grazie a lei e arrivederci.